abbiamo fatto un po' di ritardo, ma sono venuta, ho appena finito un altro comizio rionale su via Francavilla, piazza Tiananmen. Anche lì un altro luogo importante come questa zona. Stasera purtroppo abbiamo anche tanto freddo, per cui io chiedo scusa a coloro che sono usciti dalle case per venirmi a trovare, e sono felicissima per loro perché verso di loro provo tanto affetto, e coloro che sono rimasti a casa e che mi stanno ascoltando li saluto ugualmente, ma mi rendo conto che stasera proprio è infelice parlare qui fuori. Però siamo sempre come al solito tanti, tante persone che vogliono continuare questa campagna elettorale splendida, una campagna elettorale che ci sta vedendo crescere giorno dopo giorno. Il consenso sta aumentando ora per ora. Adesso ho salutato gli amici di via Francavilla, delle zone del campo sportivo. Loro ogni volta, sia quando mi sono nelle loro case, ma alla fine del comizio, di ogni comizio in tutte le zone, mi affidano dei problemi, mi chiedono di risolvere problemi, ma è questo che deve fare un sindaco. Un sindaco non deve fare altro che ascoltare i problemi e trovare le soluzioni per risolverli. Non deve fare altro, questo è il suo potere, non ha altri poteri se non quello di essere al servizio continuo della città. Noi siamo qui alla 167, una zona meravigliosa, una zona residenziale particolare, una zona giovane dove ci sono tante famiglie giovani, a differenza della zona che ho visitato oggi che era solamente una zona di anziani, perché purtroppo le case lì si stanno spopolando, sono case che hanno qualche anno e quindi i giovani cercano di costruire altrove. Qui invece i giovani ci sono, le famiglie giovani ci sono, ecco, ormai dal punto di vista urbanistico questa zona è diventata veramente importante. Qui si sono fatti tanti investimenti e ancora non sono niente. La struttura che state vedendo accanto a me è una struttura che fa parte di un grande progetto che si chiama PIRP, che si chiama Piano di Riqualificazione delle Periferie. È un progetto che prevede tanti altri interventi. Oggi è un progetto di 7 milioni di euro, oggi è stato realizzato solo per 2 milioni di euro, quelli che la regione ha finanziato, ma il progetto era generale, non è solo esclusivo per il mercato coperto o per la zona di via Antonio Lore del Parco Giochi. Qui con questo progetto del PIRP mi auguro di poterlo realizzare io, il completamento. Questo sarà un qualcosa che veramente farà della 167 un quartiere gioiello, un quartiere innovativo. All'interno di questo progetto, qui dove mi trovo, di fronte al palchetto, al campetto qui che è il piccolo campetto di calcio, lì come sapete c'è una depressione, proprio una depressione dal punto di vista, diciamo, del paesaggio, del terreno. Ecco, nel grande progetto lì è prevista la realizzazione di una piscina, una piccola piscina, non è una piscina olimpionica, ma io l'ho voluta fortemente quando è stata progettata del due amministrazioni fa. Lì dentro io l'ho intravista come un luogo dove poter dare spazio sia allo sport dei ragazzi quanto alla vasca per l'idrochinesi terapia. Cioè voi tanti anziani, tante persone con i problemi si devono recare per forza in strutture che sono fuori del paese, si devono recare a Ceglie quando c'è la possibilità o in altre strutture per attivare la terapia nel momento in cui c'è stato qualche problema neurologico. Qui noi abbiamo previsto, è previsto nel progetto, si tratta di una vasca per i bambini, per evitare che le famiglie vadano a pagare presso le piscine private e non possono quindi dare la possibilità ai ragazzi di fare nuoto. Però è anche prevista questa vasca che permetterà, in convenzione con la ASL, di poter attivare questi servizi. Una è questa, poi c'è il completamento della Casa Serena. La Casa Serena è stata completata, ma non totalmente, ancora i lavori serve ancora la ricostruzione, diciamo, la riqualificazione dell'ultimo piano della Casa Serena. Però già avete visto che la Casa Serena è rinata e rinascerà a breve, perché quando sicuramente noi vinceremo le elezioni, e da partire dal 31 maggio, perché noi ci sentiamo che noi vinceremo il 31 maggio, già dal 3 giugno noi cominceremo a parlare immediatamente
l'avviso pubblico per la gestione della Casa Serena. In quella casa ci verranno tanti servizi per gli anziani e per i disabili. Ci verrà la casa di riposo, ci verrà come è adesso, però ci verrà l'RSA. L'RSSA, che cosa sono? Sono le residenze sociali assistite, le residenze sociosanitarie assistite. Di che cosa parlo? Parlo del luogo dove le persone che non hanno più l'autonomia, non sono più indipendenti, quelle persone che hanno problemi possono tranquillamente essere ospitate, avere tutte quelle che sono le terapie, di avere tutte quelle che è l'assistenza specialistica di cui hanno bisogno. C'è anche il centro diurno per 30 anziani che possono essere anziani tranquilli che vogliono vivere la giornata all'interno di una struttura con i laboratori. Poi ci sono i 10 posti per i malati di Alzheimer. L'Alzheimer è un fatto gravissimo, guardate, stamattina mentre giravo nelle strade del campo sportivo una signora mi ha detto: ti vorrei tanto ascoltare, però mio marito con l'Alzheimer in questo momento non so dove sta, l'aveva perso, l'abbiamo aiutato a cercarlo, si era andato a riacomitolare in un posto fuori. Ho detto: signor, non ti spaventare, dico, abbiamo avuto tutti questo problema, anche in casa mia, e sappiamo quanto è grave l'Alzheimer. L'Alzheimer fa venire veramente uno stato di distrugge tutta la famiglia, perché si tratta di persone sane che però purtroppo per questo grande male loro non riconoscono più gli affetti, non riconoscono, e allora questi, i miei amici, ma anche noi, i miei colleghi, che cosa hanno bisogno? Non vogliono mai allontanarlo da sé la persona con l'Alzheimer, e allora il centro di urna che serve? La mattina, se devo andare a lavorare, accompagno la persona qui presso il centro, e il pomeriggio alle 4, alle 6 lo vado a riprendere, lo tengo con me la notte, perché noi siamo abituati così, noi gli anziani non li abbandoniamo, noi abbiamo i valori, quei valori della famiglia che sono alla base del centrodestra, quei valori che ci dicono che noi apparteniamo a una famiglia che ci ha fatto crescere, ci ha fatto nascere, e non possiamo abbandonarli. Allora io ho il dovere di creare i servizi per gli anziani, e questa struttura meravigliosa che io vedo da questo punto sarà il fulcro dell'assistenza. Noi saremo punto di riferimento non solo per la nostra provincia ma per la nostra regione. Abbiamo in mente progetti innovativi, li stiamo già realizzando, è stato già dato l'incarico per la progettazione, perché sarà poi quella che andrà a bando. Noi siamo alla ricerca di enti di società che possano veramente gestire al meglio questa struttura meravigliosa, che era un fiore all'occhiello di San Vito, ce la invidiavano tutti, ed è tuttora, nonostante tanti anni, se tu entri dentro quei marmi ancora brillano e brilleranno ancora di più con l'impegno nostro, con l'impegno mio particolare, l'impegno delle mie liste, le 8 liste, dei consiglieri eletti che voi eleggerete. Cioè, questa è la cosa bella, la scelta è vostra, sarete voi a dire chi deve amministrare questa città, solo ed esclusivamente voi, perché la sovranità appartiene a voi e voi ci conoscete tutti, e quindi sapete chi può amministrare una città. Un'altra cosa importante è l'asilo nido. L'asilo nido è stato un altro progetto in cui ho creduto fortemente. È un asilo nido montessoriano, è un asilo nido che vede un metodo innovativo, che i ragazzi li aprono al pensiero, all'esperienza. Cioè, i nostri ragazzi, voi sapete, qui ci sono i miei colleghi, sanno che i nostri bambini all'inizio loro non conoscono, conoscono solamente attraverso ciò che toccano, ciò che manipolano, ciò che ascoltano. E questo è il metodo di Maria Montessori. Maria Montessori ha detto: i bambini sono veramente coloro che sono il futuro della città, e loro devono cominciare a fare l'esperienza da quando sono piccoli, loro devono essere autonomi. I bambini di Maria Montessori sono quelli che sanno apparecchiare il loro tavolino per mangiare, che sanno piegare il loro grembiulino, che si sanno vestire da soli. Noi dobbiamo far crescere ed educare bambini che siano già in grado pian piano a essere autonomi, a pensare da soli. Questo è il grande asilo nido che io mi auguro di inaugurarlo a settembre. È un servizio alle famiglie, è un servizio a quelle donne che hanno bisogno di lavorare, e io mi impegno.
disegnerò per loro, però prima di lavorare loro devo creare anche di pari passo i servizi, dove lasciare i loro bambini, dove stare tranquilli. Questa è la 167. Io agli abitanti dico: voi vivete in un'altra città che non è quella, la San Vito, voi vivete in una città che sarà sempre migliorata. E quindi io le giovani coppie che vi abitano qui, ma anche le persone, diciamo, più anziane, devono essere orgogliose di questo luogo, fatto di verde, fatto di natura. Noi è fatto di spazi, si arriva e si parcheggia. Guardate, questa è una zona favolosa, e in questa zona l'amministrazione deve per forza insistere, deve per forza intervenire. Mi hanno chiesto, e noi l'abbiamo messa nella nostra, nel nostro programma, tante signore, tanti amici che la sera hanno voglia di camminare. Mi hanno chiesto: Silvana, guarda, cerca di fare qualcosa, crea la sicurezza per noi che vogliamo camminare liberamente, e anche crea una sicurezza, anche allarga un po' la nostra camminata, anche con la campagna circostante, dove illuminali, crea la, dacci la possibilità di, alla fine della giornata, di farci liberamente una camminata. E questo l'abbiamo messo nel nostro programma, proprio perché noi vogliamo il benessere dei nostri cittadini. Questo stiamo facendo. E ancora in questa piazza completeremo la zona, ci sono ancora le case in costruzione con i privati. Io li chiamerò per dire: voi avete pagato, voi avete voluto costruire qui, allora dovete cercare di risanare anche quegli spazi verdi che ancora non sono stati risanati, con altri parchi gioco, perché i bambini hanno diritto al gioco. Questa è la 167, guardate, noi vogliamo assolutamente tanto attenzionarla. Sarà uno dei primi obiettivi quello di migliorare questa zona, con l'attuazione, ho detto, di quel progetto che è già stato finanziato per una parte, che noi ripresenteremo per cercare in tutti i modi di completarla e completarla quanto prima. Poi ci sono i problemi, certamente, mi si parla sempre del problema del verde, mi si parla del problema dei rifiuti, certamente, questo è un problema che noi stiamo appuntando in tutti i quartieri. Noi dobbiamo cercare in tutti i modi, ascoltando immediatamente, sedendoci a un tavolo con la società che gestisce la raccolta dei rifiuti, di migliorare il servizio, perché il capitolato lo prevede, il capitolato prevede tanti di quei servizi, e allora ci siederemo accanto a dire: da subito occorre attuare ciò che è previsto, senza costi aggiuntivi, perché io l'ho detto e lo ripeto ancora una volta, noi paghiamo una tassa dei rifiuti che non è assolutamente poco, però quella tassa, molto spesso mi si dice, non è adeguata al servizio che noi abbiamo, e allora noi dobbiamo far sì che quella tassa, che a breve, diciamo in tempi brevi, non potrà essere abbassata, perché purtroppo abbiamo un problema serio delle discariche. Noi, la Regione Puglia ci ha fatto questo grande dono di adonarci queste discariche che lei utilizza poi per la BAT, per i comuni di Conversano, di Andria, di Trani, e noi purtroppo ci siamo battuti, ci siamo ribellati, perché noi non siamo una discarica, noi siamo un paese che vogliamo che ha l'aria pulita. Noi purtroppo la provincia di Brindisi è stata tanto martoriata con le centrali, e purtroppo il registro tumori in questi giorni ha fatto emergere che ancora le morti per tumore nella nostra provincia aumentano, e di questo ci dobbiamo preoccupare, gli amministratori pubblici di questo si devono preoccupare, perché noi dobbiamo assolutamente cercare in tutti i modi di ridurre quello che è il malessere di queste zone. E poi guardate, ho detto tutte queste cose perché poi noi, il primo obiettivo del nostro programma è il lavoro. E allora tutto ciò che ho detto, la valorizzazione delle zone, la costruzione di altre infrastrutture, di opere pubbliche, questi portano lavoro. Perché io lo sto dicendo da tutte le parti, quando nelle case mi si chiede: Silva, mio marito, mia figlia, mio genero non hanno lavoro, io dico sempre: guarda, io non ti posso assolutamente dire che Silvana ti potrà sistemare sul comune. Io infatti dico: il mio comune sarà quello che non sistemerà, ma che incoraggerà. Incoraggerà in che modo? Tutte quelle persone, quei giovani che non hanno mai lavorato, e guardate, anche e soprattutto quelle persone di una certa età che hanno perso il lavoro e che stanno andando in depressione, a quelle persone io dedicherò tanto tempo.
tanto tempo sia nell'ascolto, ma soprattutto insieme con loro e con quel tavolo che ho detto che noi costituiremo subito, che è il tavolo del lavoro, insieme con gli imprenditori, insieme con gli esperti, con le persone che conoscono, che sono in grado di intercettare i finanziamenti per fare i progetti. Con quelle persone io mi darò da fare, il comune avrà una, sarà protagonista unico della creazione di opportunità per il lavoro, perché quello è quello che manca, è quello che ci sta facendo diventare poveri, perché noi non siamo poveri, noi purtroppo è la mancanza di lavoro che ci sta facendo diventare poveri. E dove vogliamo investire? Vogliamo investire sulle cose, sulle nostre ricchezze, l'agricoltura. Noi abbiamo una situazione, abbiamo un paesaggio, delle campagne che purtroppo per tanti motivi sono state abbandonate, vanno riprese immediatamente, perché purtroppo quella situazione che sta determinando anche il proliferare della xylella fastidiosa, le campagne incolte, la mancanza delle buone pratiche in agricoltura stanno facendo del nostro, stanno impoverendo la nostro, il nostro territorio e quindi di conseguenza la nostra città. E allora noi ai giovani diremo: guardate, non vi vergognate di intervenire, di lavorare in agricoltura, è la risorsa e lo dobbiamo fare grazie anche alla competenza, all'esperienza degli anziani che a un certo punto hanno smesso, che però conoscono bene i metodi delle tecniche agricole e che le devono trasmettere ai giovani. E quindi noi creeremo questi laboratori che saranno laboratori di botteghe artigiane, ma saranno laboratori anche fatti nelle campagne per conoscere bene queste tecniche della rimonna, della potatura. Sono quelle le cose che creeranno anche lavoro. E la campagna, oltre a essere agricoltura, deve produrre ciò, il frutto del lavoro di queste persone, che deve diventare però l'argomento, il prodotto della filiera. Noi non soltanto dobbiamo coltivare, ma dobbiamo raccogliere e dobbiamo far sì che questo nostro raccolto diventi anche un valore aggiunto e sia anche commercializzato, e quindi una rete di commercio. Si parla di e-commerce, cioè il commercio ormai è quello elettronico, e noi dobbiamo essere bravi anche di cercare in tutti i modi che i nostri prodotti vadano oltre la città, oltre l'Italia, e oltretutto devono essere anche prodotti che noi dobbiamo consumare a chilometro zero. Dobbiamo cominciare a imparare a mangiare in maniera diversa, dobbiamo riprendere la nostra alimentazione genuina, dobbiamo educare i nostri bambini all'alimentazione genuina. L'obesità infantile è una grave piaga, grave, che poi determina tanti problemi nella fase adulta, e quindi poi la sanità non funziona. Che dobbiamo dire della sanità? La sanità che ci sta veramente mettendo in difficoltà. E quindi pensiamo, quando andiamo a votare alla regione, chi dobbiamo votare? Dobbiamo votare sicuramente non quella regione che ci ha distrutti, che ci mette in difficoltà, che ci fa andare all'estero per fare gli interventi seri. Noi dobbiamo votare una regione con il professore Schittulli, che è sicuramente una persona competente, che ci mette l'anima, e lo ha dimostrato soprattutto a tante donne, la vicinanza. Lui è uno scienziato e sicuramente conosce meglio di tutti gli altri quella che è la situazione della sanità. E ritorno ancora per il nostro lavoro: quindi avremo l'agricoltura, il turismo rurale, le tante case sfitte, le tante ville che abbiamo nelle campagne, le mettiamo in rete, creiamo un museo, un albergo diffuso. Che cosa significa? Tutte queste case censite noi le metteremo insieme in una rete, i turisti verranno, non devono andare in albergo, non abbiamo alberghi, noi non siamo Rimini, noi siamo la Puglia, noi siamo il territorio più bello che ormai è diventato l'attestata attenzionata a livello mondiale, e dobbiamo valorizzare quello che teniamo. Quindi questa rete di ville, di case in campagna, come quelle stesse della città che ormai sono chiuse, girando ho visto tante case chiuse, e purtroppo giustamente i cittadini si lamentano perché le tasse poi aumentano di un rudere che sta lì e che non può essere utilizzato. Non deve essere più così, tutto deve essere produttivo, tutto deve essere valorizzato. E allora l'albergo diffuso, le case, e per fare le case occorre chi accoglierà i turisti, chi pulirà queste case,
creeremo quelle situazioni anche di produzione, di luoghi che possono essere luoghi comuni per poter pranzare con i prodotti tipici, quindi da qui non uscirà nulla. Noi dobbiamo essere bravi a valorizzare ogni cosa, perché nulla deve essere sprecato, lì sta la nostra forza, lì sarà la nostra ricchezza, e noi dobbiamo cercare in tutti i modi di far sì che anche le grandi capacità dei nostri giovani che sono andati fuori debbano rientrare con le loro esperienze, con le loro competenze, perché le devono riportare qui le loro intelligenze, i loro cervelli, non li possono portare oltre, non devono essere patrimonio di altri. E ancora un altro elemento che è venuto a mancare in questo periodo, questo ultimo tempo, è la crisi dell'edilizia. L'edilizia ha fatto chiudere tante imprese e noi dobbiamo ripartire. Primo punto, riorganizzazione, l'ho scritto oggi sul quotidiano di Brindisi, c'era il titolone accanto al mio nome, riorganizzare l'ufficio tecnico, perché è lì, perché noi non dobbiamo sprecare e non dobbiamo ostacolare nessuno, nessun imprenditore, nessun cittadino che vuole realizzare deve trovare ostacoli. Se non è possibile, non è possibile, c'è una legge e va rispettata, ma se è possibile tu mi devi mettere nelle condizioni di concedermi immediatamente, come dice la legge, il parere e quindi anche la concessione, per far sì che sia il tecnico che ha progettato e sia l'azienda, l'impresa che deve costruire, di conseguenza chi vende l'idraulico e tutto, cioè tutto l'indotto che è legato a quell'impresa possa realizzare, e così creiamo lavoro. Questo è il lavoro di cui parlo io non creo, non parlo di lavoro, di posti di lavoro, quelli non li possiamo dare, questo è il lavoro, e in questo lavoro ci si possono tranquillamente inserire tutte le professionalità. E ancora, noi parliamo anche, oltre che del turismo, oltre dell'edilizia, anche di un dato importante, la cultura. Ecco, Antonella ha detto: io sono laureata in storia dell'arte. Noi abbiamo degli insediamenti particolari a San Vito, abbiamo l'insediamento, il museo diffuso di Alceste, un grande insediamento di età arcaica, quelle dell'età messapica, è legata alla città di Taranto, quando Taranto aveva un ruolo importante nella nostra storia, e quindi noi dobbiamo cercare tutti i modi di valorizzare quel sito. È un sito importante, un sito che già vede uno scavo che ci viene riconosciuto a livello, diciamo, mondiale, e noi siamo vicini poi alle cripte di San Biagio, e lì un altro insediamento basiliano. Guardate, San Vito è una chicca, però San Vito ha una storia particolare, ha una memoria particolare, i tanti ragazzi nostri, i tanti allievi nostri non li conoscono, è lì che dobbiamo lavorare, dobbiamo far conoscere e valorizzare i beni che abbiamo. Per fare questo, chi lo deve fare? Lo devono fare i giovani laureati, lo deve fare il contadino che deve andare immediatamente ad arare ad Alceste, altrimenti lì l'erbaccia cresce e brucia come ogni anno. Ci deve essere colui che deve fare la vigilanza, ci deve essere anche la persona che vuole mettere lì un piccolo chiosco dove i bambini che ci vanno con i genitori, perché c'è anche il parco giochi, possono anche mangiare il gelato. Questo è il lavoro. Io capisco, qualcuno pensa, può dire: ma di quale lavoro? Questo è il lavoro che noi possiamo fare, ragazzi, non ostacolando le autorizzazioni e cercando oltretutto di promuovere quanto loro vengono a proporci. Un altro lavoro importante sarà quello di parlare anche con le banche, perché per poter investire ci vogliono le banche anche, perché i nostri giovani non hanno la possibilità di poter investire, e allora parlare con le banche significa che il comune si mette lì al tavolo e dice: allora noi siamo per una banca etica, una banca che non specula, una banca che non fa sicuramente tassi di interesse che possono essere al limite dell'usura. Noi vogliamo per forza che la banca sia di sostegno a queste attività, e il comune è autorevole. Quando è un comune autorevole, quando un comune ha una stabilità, l'amministrazione è stabile, si può permettere di parlare con tutti e di dire: se tu sei sul mio territorio, tu così come raccogli gli utili, questi utili li devi reinvestire nella solidarietà che oggi sono i giovani, che oggi sono gli imprenditori, e noi con loro dobbiamo anche sederci e lavorare. Guardate, noi abbiamo, avete visto, un programma
che abbiamo inviato nelle vostre case. Avete avuto sicuramente modo di leggerlo. Avete visto che noi ci siamo seduti a tavolino, abbiamo visto quali sono i problemi della città e abbiamo cercato di porre delle soluzioni. Noi abbiamo pensato di fare in questa maniera. Qualcuno di voi può dire: ma io vorrei fare questa cosa. Va benissimo, se noi riusciamo domenica a essere vincitori di queste, me lo sento già nel cuore, di essere vincitori di questa elezione, già dal giorno dopo voi potete contattarmi per dire: Silvana, aggiungiamo questa cosa, facciamo questa cosa. È quello che noi vogliamo fare da subito. Un primo impegno sarà quello, oltre che ho detto dell'asilo nido, della casa di riposo, dell'ufficio tecnico, anche una cosa che ci farà, che ci deve anche creare il benessere, ed è l'estate sanvitese. Noi costruiremo subito un piano strategico culturale, quindi le persone che hanno idee, le persone che vogliono contribuire alla creazione di una cultura diversa, di una cultura che valorizzi oltre che i beni culturali materiali, anche quelli immateriali. Quali sono i beni comunali, i beni culturali immateriali? Sono i nostri canti popolari, sono i racconti. Io qui accanto a me una collega, io Angela, lei per me è stato un patrimonio dei canti popolari, dei racconti popolari, delle fiabe. Lei mi ha scritto tante di quelle fiabe, raccogliendo la sua memoria del suo paese d'origine, però lo ha integrato con l'altro paese in cui lei si vive tanto tempo. Lui ha scritto un libro favoloso sulle fiabe. Sono state noi le raccontavamo, lei era la mia collega di classe, le raccontavamo ai nostri ragazzi, anche nel dialetto abbiamo valorizzato. Angela ha un patrimonio, ecco, il patrimonio culturale non è solamente il bene culturale, sono le persone come Angela, come tanti altri che hanno raccolto, hanno avuto il gusto di raccogliere quella identità che si va perdendo. E allora su queste persone noi dobbiamo fondare la nostra amministrazione, perché queste cose sono cose gratis. Però Angela l'ha messa sempre a disposizione di tutti, lei sempre, i nostri ragazzi, fin tanto è stata con me, lei non ha fatto altro ogni volta a valorizzare qualsiasi cosa facevano i ragazzi. Silvano, ho fatto il video, le abbiamo riprese, abbiamo fatto il video, facevamo vedere ai genitori i progressi dei nostri ragazzi. Questo è fare scuola, quella scuola che adesso il governo Renzi ci vuole distruggere, parla di buona scuola, ma di quale buona scuola? Di quale buona scuola? Noi ci stanno distruggendo, i colleghi si stanno massacrando, e purtroppo noi stiamo cercando in tutti i modi di fare fronte anche a questa cattiveria che si sta ormai diffondendo sulla nostra città. Oltre che sulla città, quando dico città, sulla nostra città-nazione. L'educazione, sull'educazione dei giovani non si scherza, amici miei, non si scherza, perché sono il nostro futuro. E allora, oltre a questo, vi ho detto, ho parlato di ambiente, vi ho parlato il verde, vi ho parlato di scuola, vi ho parlato di politiche sociali, di cultura, di opere pubbliche. Allora questi siamo noi, questa è Silvana Enrico con le sue liste, e con queste liste che domenica si mette all'attenzione vostra, si mette al vostro giudizio, giudicate, e con quel voto che voi andate ad esprimere, quel voto che sarà espresso da un segno di croce e da un nome che voi scriverete, anche due nomi relativi ai candidati consiglieri comunali, voi deciderete il bene della vostra città, sarete voi. Ecco perché a me piace stare qui, perché voi mi conoscete, voi sapete chi sono, e quindi voi cercherete in tutti i modi di scegliere consapevolmente. Allora guardate, qualcuno stamattina in una casa mi ha detto: noi ti votiamo. Ho detto: ma dimmi perché. Perché tu sei la base e gli altri sono l'improvvisazione, e io ho bisogno di una base. Dici: perché io sono anziana e se perdo pure la base io sono ormai finita. E io, siccome so che tante volte tu ti sei occupata degli anziani, tu ti sei occupata dei disabili, e allora noi in te crediamo. Ecco perché tu definisci di una base. È stato un pesante parlare di base, però ecco, forse quella base significa esperienza, significa capacità di ascolto,
significa impegno nella risoluzione dei problemi. E allora è questo che io pongo alla vostra attenzione per domenica, ed è questo che io ritengo che voi dovete valutare. E allora, siccome fa molto freddo, io chiudo questo mio intervento e vi ringrazio per essere usciti anche ad ascoltare quello che sto per dire. E allora guardate, questa volta è una volta, c'è una svolta epocale. Noi possiamo dare anche un voto alle donne, un voto, perché ci sono tante donne nelle nostre liste. Su 8 liste ci sono tante donne che si sono proposte, che sono alla vostra attenzione. Allora io vorrei tanto che in San Vito ci fosse, il Consiglio Comunale ci fossero le pari opportunità, perché è un'occasione unica, guardate, ognuno di noi nella differenza di genere porta ricchezza, e noi quella ricchezza vogliamo che San Vito la esprima quanto prima, la esprima con un voto consapevole il 31 maggio. E allora io vi chiedo, il 31 maggio entrate nell'urna, aprite la scheda, quella celeste, immediatamente vi salteranno agli occhi le nostre 8 liste, e su queste 8 liste c'è scritto il mio nome. Se riterrete, ponete un segno di croce sul mio nome, Silvana Enrico, ponete poi un segno di croce su un simbolo delle mie 8 liste e scrivete accanto 2 preferenze, se riterrete, un maschio e una femmina della stessa lista, della stessa coalizione, oppure una sola preferenza. Però ve lo chiedo ancora, esprimete le preferenze anche per le donne, perché sicuramente hanno da offrire tanto alla città. E allora guardate, io ve lo chiedo ancora, perché proprio per le cose che ho detto, qui sono in una zona che sarà una miniera, un vulcano delle cose che si possono realizzare. E allora il 31 maggio vi chiedo ancora il voto per le mie 8 liste e, se riterrete, per il mio nome, Silvana Enrico. Grazie.